Bentrovati, commento articolo per articolo del regolamento generale. Eccoci all'articolo 40, quindi stiamo parlando della sezione quinta del capo quarto del nostro regolamento generale e come sempre mi trovo in compagnia del dottor Nicola Manzi. Ciao Nicola. Ecco, Buonasera, buonasera. chi vi parla è il solito avvocato Lorenzo Tamos. Oggi ci dovremo occupare di un articolo un pochino più tecnico, quindi entreremo nel tecnico, nella parte tecnica che è prevista dal regolamento generale e ci occuperemo in particolare dei codici di condotta. Ecco, due parole introduttive sui codici di condotta. Allora, non è uno strumento in realtà nuovo, è uno strumento che il regolamento ha voluto valorizzare a partire dal nome utilizzato. Già il nome codice, il termine codice evoca una funzione, diciamo così, regolatoria, regolamentare, rimessa però all'autonomia privata delle parti che vengono in considerazione. Infatti, il codice di condotta si rivolgono in particolare alle piccole e medie imprese dei vari stati membri e noi sappiamo che l'Italia è popolata da piccole e medie imprese. Il 99% delle imprese italiane è costituito da piccole e medie imprese, cioè quelle sino a 49 dipendenti, e addirittura le microimprese, quelle che occupano sino a 10 dipendenti, sono pari al 94,9%. Le grandi imprese, organizzate con un numero di dipendenti superiore a 250, sono circa in Italia 3.320-3.330, grosso modo, al di là di quelle che si iscrivono, nascono o disiscrivono o falliscono. Però questi sono i numeri. Quindi un panorama composto da piccole entità, da piccole organizzazioni che devono affrontare tutta la tematica attinente agli adempimenti, agli adeguamenti e agli aggiornamenti che il regolamento generale impone per forza di cose nel mentre si vanno a trattare dei dati di tipo personale. Che cosa ha voluto fare il legislatore europeo con i codici di condotta? Ha voluto offrire si dice, una standardizzazione nella esecuzione di questi adempimenti, una agevolazione consentendo anche un risparmio di spesa. Quindi, che cosa si dice alle varie piccole imprese, alle varie piccole organizzazioni? Tu non dovrai occuparti da solo affrontando la relativa spesa di tutti questi adempimenti, ma potrai rifarti a delle associazioni di categoria o comunque a delle organizzazioni che a loro volta hanno predisposto e si sono fatte approvare dei codici di condotta attinenti all'applicazione di tutti i principi di adempimenti previsti dalla GDPR e quindi trarre come esempio dei moduli, dei format già elaborati, dei percorsi già preorganizzati per diminuire il carico dei tuoi impegni. È un approccio che spinge verso la dimensione collettiva, no? Si dice preorganizzati a livello collettivo, preforma dei moduli, degli standard che poi potranno essere più agevolmente utilizzati da tutte quelle piccole realtà che da sole non saprebbero come fare. Questa è un po' la filosofia di fondo. Ecco, vi dico subito come la penso da questo punto di vista, anche da un punto di vista professionale. Io ritengo, poi magari Nicola vi proietterà anche delle linee guida dell'EDPB, in particolare le numero 1 del 2019 che attengono ai codici di condotta in generale e le numero 4 del 2021 che invece attengono ai codici di condotta attinenti ai trasferimenti, per dirvi appunto che per quanto riguarda la parte interna, questa standardizzazione che propone il regolamento attraverso i codici di condotta, dal mio punto di vista, cozza un po' col principio della accountability, no? Perché io sono portato a ritenere che è sempre meglio, laddove sia possibile, usare un abito, tra virgolette, su misura delle singole, realtà. Perché non è detto che una piccola impresa, in base al numero di dipendenti che la stessa occupa, tratti più o meno dati di un'altra impresa. Magari ci sono grandi imprese, cioè, con tanto personale, con tanti dipendenti, che però non trattano quantità eccessive o particolari di dati, e viceversa ci possono essere delle imprese o delle organizzazioni con pochi collaboratori che invece hanno a che fare con una quantità notevole di dati e magari si trovano a dover risolvere dei problemi non di poco momento. Quindi, da un punto di vista interno,
Io ritengo che questi codici di condotta, anche per questi motivi, siano poco utilizzati e siano stati spinti dal legislatore europeo soprattutto per motivazioni di tipo economico. Infatti, anche nelle linee guida che ho appena accennato, il termine economico risparmio di spesa viene ripetuto più volte. E invece, per quanto riguarda i trasferimenti all'estero, i codici di condotta potrebbero essere considerati uno strumento importante perché ovviamente, insieme alle decisioni di adeguatezza, insieme alle altre forme di garanzia adeguate, insieme alle clausole contrattuali standard, rappresentano un mezzo sicuro ove un determinato responsabile del trattamento che si trova al di fuori dello spazio SE a cui il regolamento non si applica, voglia comunque proporsi quale responsabile del trattamento di un titolare che si trova nell'Unione Europea, nello spazio SE, e di conseguenza anche l'applicazione del codice di condotta da parte di questo responsabile che non sarebbe soggetto al regolamento, serve e è utile affinché il trasferimento di dati, e il flusso dei dati possa considerarsi legittimo, comunque conforme a tutti quei principi previsti dal nostro, regolamento. Quindi io la vedo un po' così, no? Per anticipare un po' quelle che sono gli aspetti del nostro discorso. Ecco, direi di Assolutamente, iniziare la lettura, la nostra metodologia. Non faremo grandissimi commenti, poi magari Nicola vi proietterà le linee guida numero 1 2019 e numero 4 2021 che trattano proprio specificatamente il tema dei codici di condotta e vi farà un po' di esempi, vi farà vedere un po' di esempi dei codici di condotta che sono ad oggi stati resi oggetto di approvazione da parte delle autorità competenti. perfetto, comincio con il paragrafo 1 dell'articolo 40. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il Comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione della specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. E qui ovviamente già è stato introdotto dall'Avvocato Tamos in maniera cristallina, mi piacerebbe aggiungere giusto un piccolo elemento che potrebbe aiutare comunque queste piccole e medie imprese, soprattutto nel conformarsi rispetto a delle questioni abbastanza specifiche, come l'analisi dei rischi, quindi potrebbe essere un aiuto anche nella valutazione di categoria di questi rischi. Sappiamo quanto possa essere difficile per una piccola impresa, soprattutto se non ci sono internamente delle caratteristiche tecniche capaci di arrivare a questi risultati e dare queste rilevazioni, o comunque per le questioni legate ai legittimi interessi, che diventano essenziali soprattutto quando queste piccole imprese si ritrovano a fare delle attività particolari. Comunque, andiamo avanti. Leggerei Fammi il paragrafo. dire una cosa su questo punto che forse è importante, no? Cambia un po' il paradigma di riferimento delle aziende, cioè le piccole aziende potrebbero utilizzare questi strumenti che sono stati valutati e standardizzati a monte. Quindi ciò di cui dovrebbero occuparsi le aziende sarebbe la loro metamorfosi e non la metamorfosi dei vari processi, perché è chiaro che se un'azienda riesce a capire che sta eseguendo un tipo di processo che può essere considerato standardizzabile e quindi può essere preso in considerazione da un'associazione, da un'associazione imprenditoriale rispetto a una determinata specifica modalità di trattamento, poi sarà solo l'azienda a dover capire se lei continua a mantenere quel tipo di caratteristica o vuole perché magari cambia elaborazione di dati, cambia modalità di elargizione dei propri servizi, quello standard non è più conforme, no? Però vedi che stride un po', no? Perché strizza l'occhio all'aspetto economico e al risparmio di quei costi anche di transazione, perché giustamente Nicola dicevi anche l'organizzare questi tipi di adempimenti per una piccolissima impresa può essere molto difficile e dispendioso, però bisogna capire se si rimane conformi a quel tipo di standard, perché altrimenti si dovrà cambiare di nuovo vestito, si dovrà cambiare di nuovo valutazione dei propri adempimenti. Questo diventa particolarmente evidente in caso, per esempio, di redazione di un registro delle attività di trattamento. Sappiamo quanto possa sembrare ostico per un'organizzazione andare a effettuare questa mappatura. Sicuramente con un codice di condotta si può partire da una buona base, prevalutata a monte e che chiaramente
vale finché quelle attività di trattamento vengono svolte all'interno di quella piccola azienda facente parte poi. Sì, non deve diventare una mera copiatura, perché io ho visto alcuni modelli, alcuni allegati ai vari codici di condotta che sono già stati approvati, che addirittura vanno ad elencare tutta una serie di tempi di conservazione anche relativi ad esempio alla base legittimante del consenso, che dal mio punto di vista non sempre paiono giustificabili. Quindi la piccola e media impresa dovrà stare molto attenta, non dovrà limitarsi a un lavoro di copiatura degli allegati e dei principi che sono contenuti in questi codici, come se fossero una sorta di panacea che va bene per tutte le stagioni, ma dovrà un po' adeguarsi alle proprie caratteristiche. Ecco, io ritengo che ci siano dei rischi in questo, perché l'alternativa è o non faccio nulla, o se lo faccio lo faccio copiando, no? Pedissequamente. In entrambi i casi ci si ritrova in una situazione di criticità. Paragrafo 2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento. Ad esempio, relativamente a il trattamento corretto e trasparente dei dati, i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici, la raccolta dei dati personali, la pseudonimizzazione dei dati personali, l'informazione fornita al pubblico degli interessati, l'esercizio dei diritti degli interessati, l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32. La notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di tale violazione dei dati personali all'interessato, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali o le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79. Questo corposo paragrafo 2 dell'articolo 40 fa un elenco esemplificativo, quindi non esaustivo, di tutte le indicazioni che possono far parte di un codice di condotta, che possono essere approfondite all'interno di un codice di condotta. E a mio avviso ci sono degli aspetti interessantissimi. Parlavo prima della questione del legittimo interesse perseguito, ma possiamo anche parlare delle condizioni di applicabilità del consenso, soprattutto quando si parla di consenso preso da un minore di età, e anche altre attività che però secondo me diventa un po' pericoloso approfondire all'interno di un codice di condotta, come per esempio le procedure stragiudiziali o comunque le questioni legate a procedure che dovrebbero essere personalizzate, proprio perché si parla di privacy by default e privacy by design, o le misure di sicurezza di cui l'articolo 32. Diventa, a mio avviso, qui veramente pericoloso andare a standardizzare un parametro che standard non può essere per nessuna organizzazione. Che ne pensi tu, Lorenzo? Che siamo in una dimensione lodevole, ma di sovrapproduzione normativa, nel senso che tutte queste indicazioni hanno e sottendono una base normativa, regolamentare, no? Come per dire, io piccola media impresa ho questa opportunità, mi adagio sui codici e va benissimo, e quindi se un domani sono riuscito ad adagiarmi su questi moduli e su questi codici di condotta che tali moduli pongono nei loro allegati, ho concepito una determinata, ad esempio, procedura per comunicare agli interessati quando mi sono trovato in determinate situazioni di data breach, poi vado esente da colpa, vado esente da responsabilità. È vero, ci potrebbe essere una diminuzione, previsto anche dallo stesso regolamento generale, dalle stesse linee guida attinenti all'applicazione delle sanzioni, che l'adesione ad un codice di condotta, ove effettiva e sostanziale, comporti anche la diminuzione di un'eventuale sanzione.
Però il problema grande, al di là di questa opportunità che offrono i codici di condotta, è che creano a loro volta tutta una serie di indicazioni di base normativa, che per essere osservate ed applicate richiedono uno sforzo organizzativo molto intenso. E purtroppo rischiano anche di creare un ulteriore incombente, no? Un ulteriore incombente che, se va bene, si traduce in una scoppiazzatura di quello che è stato fatto, e se va male viene utilizzato solo come attenuante, come esimente dell'eventuale responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento. Quindi strumento da un lato lodevole per quanto riguarda i principi che lo stesso pone, ma dall'altro, come anche ha sottolineato Nicola, rischia di essere pericoloso e complesso da attuare, e sicuramente va ad aggiungersi a tutta quella serie di adempimenti normativi e regolamentari che già le aziende devono affrontare. Assolutamente concordo con te, e ripeto, abbiamo anche sottolineato quelle che possono essere le criticità di adeguarsi pedissequamente al codice di condotta. Quindi va bene come meccanismo di accountability fino a quando l'accountability è dimostrabile. Andrei a leggere, se tu sei d'accordo, il paragrafo 3. Prego. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e. Detti titolari del trattamento, responsabili del trattamento, assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. E questo è quello di cui parlavi all'inizio di questa di questo video, Lorenzo. È molto interessante, molto importante, cioè si parla di una volontà di un'organizzazione che per esempio non ha sede all'interno dell'UE di voler aderire ai dettami del regolamento europeo attraverso un'adesione a un codice di condotta regolarmente approvato. Questo è uno strumento contrattuale, quindi ha una validità che può essere anche azionabile, un impegno di tipo vincolante per quell'impresa, quell'organizzazione che decide di farne parte, e chiaramente deve allo stesso modo tutelare quelli che sono i diritti degli interessati secondo le specifiche della norma. Ed è uno degli aspetti più interessanti, lo dicevi tu prima, Lorenzo. Vuoi aggiungere Sì, è qualcosa? interessante, ma ahimè anche qua positivo sicuramente. Ecco, le linee guida 4/2021 per i trasferimenti, però se provassimo ad analizzare i potenziali rapporti di forza, io la vedrò abbastanza dura che una piccola media impresa possa imporre ad un fornitore che si trovi in uno spazio extra se l'adesione vincolata attraverso lo strumento contrattuale, i codici di condotta, che impongono tutta una serie di incombenti non sempre facilmente attuabili. La vedo molto più adatta per i grandi gruppi, per le grandi imprese che vogliono utilizzare dei fornitori extra UE, che hanno la forza di imporre agli stessi l'adeguamento, no? O tu ti adegui, quindi adotti e attraverso un audit mi fai capire che hai adottato effettivamente all'interno della tua organizzazione tutti gli adempimenti previsti e tutte le indicazioni fornite dal nostro codice di condotta, o altrimenti io con te non lavoro. Ma questo tipo di rapporto, che è un rapporto commerciale basato sulla forza, sui rapporti di economia, può essere realizzato soltanto da chi ha le spalle abbastanza larghe, ma non dalle piccole e medie imprese che il più delle volte soggiacciono ai servizi che vengono offerti a livello globale, a livello mondiale, non sempre, se non per dire quasi mai,
in linea con il regolamento generale. Quindi ottimo strumento, molto valido anche dal punto di vista pratico, ma che io ritengo sia soprattutto utilizzabile da parte di organizzazioni e aziende di una certa dimensione, di una certa capacità, di un certo potere economico-commerciale. Non so se concordi con questo. Ecco, vedi, sì, il potere, chiaramente bisogna avere un certo potere contrattuale per poter poi azionare gli strumenti di correzione anche nei momenti di patologia degli accordi. Insomma, si sa come vanno queste cose, soprattutto quando riguardano organizzazioni di stati differenti che magari possono avere degli ordinamenti giuridici molto molto differenti fra un paese e l'altro. Tenendo conto anche del paragrafo 4, che assolutamente è abbastanza interessante, adesso andiamo a leggerlo, no? Rispetto a questi potenziali responsabili o titolari del trattamento al di fuori della SE o comunque ai quali non si applica il regolamento generale, perché poi il paragrafo 4 dice che il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56. Prima, quando stavo scorrendo le linee guida del 2021, in realtà poi pubblicate nel 2004-2021, poi pubblicate nel 2022 e poi rese in realtà applicabili nel 2022, si parla di comitato, insomma di soggetti, di organismi di monitoraggio, di soggetti che devono vigilare poi al rispetto anche per queste organizzazioni. Cosa ci vuoi dire? Sì, che questo tipo di vigilanza rispetto a un responsabile che è stato incaricato del trattamento e che non sarebbe soggetto al regolamento, l'organismo di monitoraggio potrebbe chiedere a chi l'ha incaricato di fornire tutte quelle informazioni e comprovabili documenti dai quali si possa evincere che effettivamente vi sia il rispetto di questi codici di condotta, se questi codici di condotta sono stati quelli per i quali lo stesso titolare ha ritenuto di poter trasferire questi dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali e magari facendo anche una valutazione dell'impatto circa il trasferimento. Quindi sicuramente gli organismi di controllo e di monitoraggio possono rivolgersi a chi ha scelto di operare questo tipo di trasferimento di dati e non è detto che possono anche richiedere delle informazioni al soggetto reso responsabile del trattamento a cui il regolamento non sarebbe applicabile. Quindi vedete che in realtà diventa facile da dirlo in teoria, ma poi in pratica può rivelarsi, soprattutto se lo si vuole fare bene, non così semplice, non così facile, non così immediato da realizzare sotto il profilo procedimentale. E a proposito di procedimento, qui abbiamo il paragrafo 5, le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente, sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime quindi un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga se ritiene che offre in misura sufficiente garanzie adeguate. E quindi qui andiamo a comprendere come effettivamente funziona questa procedura di approvazione di un codice. Il progetto va presentato all'autorità di controllo, quindi all'autorità garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, e questa bozza, questo progetto, questa modifica viene approvata dall'autorità nel momento in cui non ha più osservazioni da fare. Quindi è un processo che può essere anche molto lungo per arrivare a quella che è una stesura definitiva di un codice di condotta. L'altro elemento fondamentale è che il codice di condotta non è sempiterno
ha una rivedibilità nel tempo ed è perfettamente conforme allo spirito del regolamento europeo, cioè a quel miglioramento continuo a cui ogni organizzazione dovrebbe tendere per poter fregiarsi di essere conforme a quanto la normativa prevede. Sì, abbiamo due spazi di intervento da parte delle autorità competenti rispetto ai codici di condotta. Una prima parte in cui le autorità intervengono a presentazione del progetto, che quasi mai va bene così come è stato presentato, perché vengono sempre operate delle osservazioni, vengono fornite delle indicazioni, quindi è sempre integrato sulla base delle prime osservazioni che vengono formulate da parte dell'autorità di controllo. E poi, proprio perché è oggetto di pubblicazione, come tutti i buoni regolamenti a sfondo normativo, è continuamente monitorato dalle stesse autorità, perché è evidente che laddove un processo tecnico, tecnologico, che implica il trattamento dei dati, si evolva, si sviluppi e quindi venga modificato, l'autorità di controllo intervenga e dica: guarda, cara associazione, tu mi hai proposto questo progetto, io ti ho fatto le osservazioni, poi è stato integrato, è stato pubblicato, sono trascorsi 4 anni, 5 anni, allo stato dell'arte e della tecnologia ad oggi applicabile, quanto tu hai previsto e detto organizzato non è più aggiornato, non è più adeguato ai principi e quindi provvedi. Vedete che l'aspetto normativo di questi codici di condotta si fa sempre, in ogni paragrafo dell'articolo che stiamo commentando, sentire in maniera forte, quindi una procedura di garanzia a sostegno di questo sostrato sostanzialmente normativo che hanno i codici di condotta. Paragrafo 6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce all'attività di trattamento in vari stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il codice. Quindi, ecco, è dura qui che non si riferisca ai vari stati membri, perché ormai con la società globalizzata, con le procedure sempre più continentali, sempre più standardizzate, la vedo dura che un determinato trattamento, flussi di trattamento si possono riferire soltanto a un'attività particolare che riguarda soltanto uno Stato membro, e quindi probabilmente si ricadrà molto spesso anche nell'ambito del paragrafo 7, o perlomeno si ricadrà in futuro sempre più spesso. Assolutamente, è anche possibile, come giustamente facevi riferimento, che alcune questioni che, diciamo, all'inizio sembrano fotografare soltanto la realtà di uno Stato membro, poi sono costrette ad espandersi e diventare poi oggetto di queste attività che vengono previste al paragrafo 7 dell'articolo, che andiamo a leggere. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca all'attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone tramite la procedura di cui all'articolo 63 al Comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga, o nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie. Quindi anche in questo caso, coerenza, no? Principio di armonizzazione che è presieduto dalla European Data Protection Board, che ha questa funzione. Io ritengo che il 6 e 7 nella famosa, tra l'altro la modifica al regolamento ce la saremmo aspettata già da un paio d'anni e non è ancora arrivata, è stata promessa, è stata poi dimenticata, però ci sarà una sorta di rivisitazione o di accorpamento tra paragrafo 6 e 7, proprio per tutte le ragioni che abbiamo spiegato, no? Perché è difficile individuare uno specifico trattamento che possa essere perimetrato soltanto all'interno di uno Stato membro. È sempre più difficile nella società digitalizzata, nella società dell'informazione. Sì, diciamo che nel momento in cui magari c'è un'associazione che intende regolare determinati, un'associazione di rappresentanza, di categorie, eccetera, intende parametrare determinati tipi di trattamento che rientrano
tra i propri associati, allora può avere maggiormente senso. No, no, ma i servizi del terzo settore, indubbiamente, i servizi di volontariato, i servizi alla persona e via dicendo, probabilmente avranno e manterranno un proprio carattere, diciamo così, nazionale, no, regionale. Però quando guarda tutti gli altri servizi che sempre più passano attraverso i sistemi online, la vedo piuttosto che possa essere caratterizzato soltanto da un trattamento nazionale. Andrei a leggere quindi il paragrafo 8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è conforme al presente regolamento, o nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie e il comitato trasmette il suo parere alla commissione. Leggerei a questo punto anche il 9. La commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati le sono stati sottoposte senza il paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di quell'articolo 93, paragrafo 2. Quindi è una procedura molto complessa che prevede l'intervento di soggetti che a vario titolo, insomma, si esprimono prima di arrivare agli atti di esecuzione. Quindi, diciamo, è probabilmente anche difficile arrivare in tempi ragionevoli a una pubblicazione di un codice di condotta che interessa più stati membri. Tu che cosa ne pensi? No, è quello che dicevamo poc'anzi, no? Si passa dall'ambito nazionale all'ambito della coerenza euro-unitaria sino alla decisione della Commissione che ha una portata paralegislativa. Quindi nel momento in cui si aderisce a un codice di condotta che abbia una valenza europea, si aderisce ad un regolamento che è molto vicino a una sorta di misura legislativa, proprio per il suo contenuto regolamentare. Dopodiché è vero che rimane pur sempre una misura volontaria, ma se io baso in qualità di titolare del trattamento i miei flussi di trattamento, le mie misure di protezione, i miei studi di cosiddetta privacy by design e by default, ex articolo 25 rispetto a tutti i dati che vado a trattare, poi a quel tipo di codice mi devo mantenere, devo far sì che rimanga valido all'interno e rispetto alla mia organizzazione, perché altrimenti nel momento in cui mi discosto, ecco, metto in crisi tutto il mio sistema. Assolutamente. Questo non sono moltissimi gli esempi di codici di condotta che abbiano una valenza europea, e sono anche abbastanza pochi i codici di condotta che oggi sono stati approvati. Poi magari proietterai rapidamente o comunque metterai alla fine che abbiamo individuato. Alla fine diamo tutti gli elementi anche per permettere ai nostri ascoltatori di andare a verificare sul campo. Dicevo, particolarmente importante il paragrafo 10 in questa questione procedurale, perché la Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale senza il paragrafo 9. Questa pubblicità ovviamente è molto calza a pennello con quello che hai appena detto tu sulla sua validità, che a quel punto diventa una misura effettivamente paralegislativa. Poi bisognerebbe vedere magari cosa ne penserà la Corte di Giustizia Europea sul punto, però sicuramente... è come un po' i modelli di autocontrollo, no? Nel momento in cui io li adotto, poi mi vincolo. L'abbiamo visto recentemente anche in materia di nuova regolamentazione di whistleblowing, di LGS 24 del 2023, che laddove un'entità privata avesse adottato già dei modelli organizzativi, era tenuta per legge altresì ad adottare le procedure interne per quanto riguarda le segnalazioni dei portatori di interesse, dei whistleblower, no? Invece se non l'avesse fatto era svincolata anche da quell'obbligo normativo. Quindi questa adesione volontaria ai codici poi diventa anche un qualcosa che vincola chi colui il quale vi ha aderito, perché avendo aderito a ciò che si ritiene essere un'agevolazione, poi dovrai di conseguenza
comportarti in maniera coerente. Non è che puoi aderire oggi e domani dire sì, ho aderito, ho basato tutta la mia organizzazione sui codici di condotta e ho utilizzato tutti gli allegati relativi alle informative, alle misure di sicurezza, ai sistemi di pseudo-anonimizzazione o di anonimizzazione dei miei dati, ho impostato tutta la mia architettura privacy by design e by default seguendo quei modelli, però adesso mi dissocio dagli stessi, no? Diventa un adeguamento volontario, ma che comporta un certo grado di vincolatività successiva. Paragrafo 11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati. Quindi questo regime di correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati è particolarmente voluto dal legislatore europeo e particolarmente realizzato attraverso tutti questi strumenti che in qualche modo devono aiutarci nel recuperare quali sono i codici di Sì, condotta. perché al di là della volontà di standardizzare gli strumenti, al di là della volontà del legislatore di diminuire la spesa e l'impegno economico da parte delle piccole e medie imprese, le stesse linee guida dicono che questi strumenti, i codici di condotta, dovrebbero aumentare la fiducia degli interessati nei confronti dei titolari e dei responsabili del trattamento. Quindi se un interessato sa che fornendo i propri dati a un determinato titolare, quel titolare applica un determinato codice di condotta, potrà poi, attraverso il registro che viene pubblicato, verificare se effettivamente quel titolare o responsabile si adegua a quanto lo stesso dichiara di adottare al suo interno, cioè utilizza effettivamente quel tipo di codice di condotta e quel tipo di indicazioni che vengono rappresentate nel codice di condotta, e potrebbe addirittura chiedere delle spiegazioni in qualità di interessato, oppure rivolgersi, se il titolare al DPO, al DPO dicendo: guarda, io so che voi avete aderito a questo codice di condotta, ho letto che il codice di condotta prevede determinati periodi di conservazione dei dati personali per specifici trattamenti, come mai nella vostra informativa si prevedono altri tempi di conservazione, no? E quindi porsi dei problemi. Sì, è un po' difficile che si arrivi a tanto, però questo è il senso, questa è la logica proposta e spiegata anche dalla European Data Protection Board. Assolutamente. E qui in sovrimpressione cominciamo a vedere alcune delle informazioni che abbiamo in qualche modo messo in evidenza all'interno del commento all'articolo 40 del regolamento europeo 679 del 2016. Questo, trovabile tranquillamente sul sito della nostra autorità, è un registro dei codici di condotta chiaramente che sono stati Funzionali. regolarmente approvati, esatto, all'interno del nostro paese. Il primo in ordine, diciamo, di registro riguarda il codice di condotta per il trattamento dei dati personali in materia di informazioni commerciali. Il PDF è navigabile, ad ogni, come dire, ad ogni voce corrisponde poi la pagina all'interno del quale è pubblicato effettivamente il codice di condotta previsto. È organizzato questo registro in maniera tale da poter individuare immediatamente la tematica, qual è la data di approvazione per verificare anche eventuali proroghe. Chi è l'organismo di monitoraggio, che è uno degli strumenti fondamentali di controllo dei codici di condotta. Fra questi, Lorenzo ha selezionato il codice di condotta di Assolavoro, per il settore ovviamente diciamo, le agenzie per il lavoro, ecco, all'interno del quale, oltre alle indicazioni specifiche, ci sono anche degli allegati che vanno a dare un supporto materiale in termini proprio di modulistica, di modelli che devono essere utilizzati o che possono essere utilizzati all'interno delle strutture che compiono questo particolare tipo di lavoro. Si parla di un modello di registro dei trattamenti tipici e un modello di informativa sui candidati. Sappiamo benissimo che le agenzie per il lavoro trattano
una quantità di dati personali molto molto rilevante, soprattutto anche dati che possono essere particolari in relazione a diverse tipologie di attività. Quindi è importante, è stato creato dall'associazione rappresentativa delle agenzie per il lavoro, è stato promosso questo progetto di codice che ha trovato un parere favorevole, quindi un'approvazione da parte della nostra autorità. Ne potete trovare altri insieme alle assolutamente mie, magari Nicola metterà nel link. Assolutamente, cercheremo di farvi avere questi modelli, queste informazioni a corredo del video pubblicato su internet, e insomma sono varie le questioni che possono essere approfondite attraverso l'analisi di questi codici di condotta. Abbiamo selezionato anche, per esempio, il provvedimento di autorità garante che va proprio ad approvare uno di questi codici di condotta, che è quello relativo al trattamento di dati personali effettuati ai fini di informazione commerciale. Queste informazioni le troverete a corredo del video. Nel frattempo vi ringraziamo e ci rimandiamo alla settimana prossima per il commento all'articolo 41. Grazie per averci ascoltato. Ciao a tutti.